capelli di merda. Allora, ragazzi, oggi ho ritrovato su vai! I capelli di merda. Allora, oggi sono molto stanca, però vabbè, ne fa niente. Andiamo avanti. Ieri sono andata alla cena di beneficenza con i frati, e loro sono stati contenti di accogliermi, va bene, tutto quanto. E come tutti, credo, porco Dio e la Madonna di Cristo, me lo rombo il computer, e poi mi si è imballato, come tutti credo che, porco Dio, un vongolo, avete, oggi proprio è il pul pul dei tic, perché sono molto stanca. Comunque, come tutti, avete i ricordi su Facebook, io mi ricordo, quindi ve lo volevo far vedere, con Vandali, una tecnologia molto bassa, molto riduttiva, perché noi siamo persone semplici, vero? Quindi non ci serve la tecnologia, ma la sostanza. Boh, la tecnologia è quella che è, e mi sono ricordata, cioè ho visto delle, sono stata l'anno scorso, a porco Dio la Madonna di Cristo, a una cena, a un pranzo, anzi, di beneficenza, all'AIST di, la sindrome, la, di Associazione Sindrome Tourette AIST di Milano, e io avevo deciso da lì di fare, proprio da lì, di fare sensibilizzazione per, da strada, si dice, per strada, perché per non dire per strada, si dice da strada, quindi scendere, a porco Dio la Madonna di Cristo, con il pubblico, come faccio talmente, a porco Dio, oddio oggi, come faccio di solito, e poi vabbè, ho scelto anche un pubblico più vasto che siete voi. E quindi questo è quanto. Io vi faccio vedere uno spezzone. Spero che lo riprendo bene, ma quello che si può fare. Porco Dio, la Madonna di Cristo. Qua stava a Milano. A Milano fa freddo, copriti. Prego, buonasera. Cosa mi vuole vendere? Carica? Ma questo carica davvero? Vuole dare un saluto a Facebook? Sì. Piacere, di buonasera. Buonasera. Buonasera, ecco uno. Lei conosce la sindrome di Tourette? Tourette? È Tourette. Tourette? Angona. Non c'è, non la conosce? È francese. Lei invece è... Porco di capelli down, com'è? Lei che nazionalità è? Non conosce sindrome di Tourette? Ah, porco Dio, non lo conosce. No, no. Per il tuo uomo di Milano lo conosce? Dov'è? Porco di capelli, mi sono persa. Dov'è il tuo uomo di Milano? A San Babila c'è il tuo uomo di Milano. Grazie, è stato gentilissimo. No, questo la ricarica, si era un po' perso. Forse serve più a lei. Buonasera, buonasera. Allora, questo è il Duomo di Milano, e io mi sono incontrato un attimino, mi volevano vendere una carica, però io già sono molto carica, quindi non posso caricarmi oltre. Vediamo il Duomo, e avete detto che fa freddo, ma freddo non lo fa, perché comunque... Ah, porco Dio, la Madonna di Cristo! Ma adesso mi addentro... C'è video nel video! ...nel Duomo di Milano... Un delirio! Nel senso, no, mi addentro in chiesa, ma è chiusa, non ci posso andare, sulle guglie... Non ci posso andare, strillo solo, però voglio trovare qualcuno che possa conoscere la sindrome di Tourette. Scusi, lei conosce la sindrome Tourette? Non sa che cos'è? Sicuro? Lei la conosce? Posso farle in diretta da Facebook? Cosa? Se conosce la sindrome di Tourette? Non è mai venuto qui. Si coprono addirittura. Pagadeus! Quelli che fanno questi vocalizzi, strilli, tic motori, vocali, niente? Mai visto? Va mai bene, visto. Grazie, buon Natale. Buonasera. Vediamo se qualcuno conosce la sindrome Tourette. A Milano non c'è, porco di capelli down, nessuno che conosce questa sindrome. Ma come caspito è l'associazione di Milano e la sindrome non la conosce nessuno? A porco di capelli! Il vigile non c'è? Allora, io devo trovare anche un vigile. Claudia, dov'è il vigile che mi dicevi che era a Milano? Io non lo vedo, però vedo l'albero.
Ecco, ah, porco Dio, e la Madonna di Cristo, perché a mio figlio gli viene meglio, beh, io lo vedo male. I cinesi la sindrome Tourette non la conoscono sicuro. Allora, a parte che a me mi si stanno arruffando i capelli, qua freddo non lo fa, tutto va bene, io mi addentrerò via Monte Napoleone, voglio vedere i negozi firmati, belli, la via più povera di Milano, e niente, vediamo. Signorina, posso dirle una cosa in diretta da Facebook? Se cos'è la sindrome Tourette? No, signora, guardi, non mi dà. No, no, signora, non fumo. Va bene, signora ha detto che è una giornata che non le va bene niente, mi dispiace, dillo a me, cioè, a una che ha la sindrome di Tourette, signora, la giornata va bene niente, va bene, non va niente, andiamo avanti. La gente risponde proprio allucinante. Allora, Milano, qua a Milano, i milanesi, cioè, io devo dire che a Milano... Non è che Milano, non è che è freddo Milano, perché Milano è calda, non è freddo, non è fredda, io sto bene, ma sono i milanesi che siete freddi, è vero, il signore ride, è cavolo. Va bene, questa era una mia battuta un po' stupidina, però ogni tanto... si fanno anche delle battute. Allora, noi milanesi non sono freddi. Oh, che bella canzone di Ed Sheeran, bella, ve la volevo far sentire, però dopo, oddio, chiudiamo tutto. Allora, quello che vi volevo dire è che io, a porco Dio, i capelli down, ma non mi posso rigirare qua il video, vabbè, io comunque ho questo modo, a porco Dio, a volte sembra un po' teatrale, però io sono fatta così. Cioè, io sono proprio una persona che scherza e sorride su tutto, anche perché se io non lo facessi, io questa, a porco dei capelli da, questa sindrome non la riuscirei a vivere bene, perché dovete capire che sorridendoci su e ironizzandoci io ho imparato anche a conviverci, altrimenti, cioè, non è che perché uno, Luce mi guarda e dice, ma che sti di mamma? Non è perché una persona, ogni persona la prende in un modo, c'è quello che si deprime e si chiude, quello che magari non vuole uscire, quello che... E io sto cercando di far capire alle persone che si può vivere, a porco Dio, la Madonna di Cristo, benissimo, anche la sindrome di Tourette, che è molto fastidiosa e comunque ti condiziona la vita in una maniera, e anche... diciamo ti porta vergogna, porco di capelli down ti porta scherni, diciamo, però si può vivere in una maniera simpatica, non tutti, cioè chi mi vede magari dice ma tu hai una forza, ridi e scherzi, ma perché che tinga fame, tinga cito, non tinga mette in trulletta a piagne, su ragazzi, fate i bravi. Allora, questo è stato uno spezzone di una mia giornata a Milano, dopo aver fatto con l'associazione ASI una, c'è un pranzo in beneficenza a Bresso, poi ce ne sono altri che questi giorni magari vi metterò. Un bacio a tutti e buona domenica.